Oggi facciamo le lasagne e quindi siamo partiti a fare il ragù. Quindi ho tagliato il sedano, le carote, il prezzemolo e poi tagliamo anche le cipolle e facciamo il ragù di carne. Ciao Sede. Ha fatto un po' più fuori. Fatta di dire che il grembiule l'ha scelto Fede. Questo è il famoso soffritto, mamma. Sì, il soffritto è la base per fare un buon ragù. Quindi ora andiamo a cuocerlo. Viene più saporito e poi anche tagliato grosso perché ovviamente mi piacciono le cose rustiche, se ancora non si era capito. むちゃくちゃ、まあ、むちゃくちゃ美味しそうなのにするんですけど。Sì? Bene, fa piacere. Speriamo che sia buono. タレちゃん、アイス欲しいかい？モアのジェラート？Tra 5 minuti aggiungiamo la carne. Stanno cuocendo, adesso bisogna aggiungere la carne. Aggiungiamo la carne? Va bene il salami, no? Allora, carne macinata di maiale e la aggiungiamo. Di sale così si mescola erano 700 grammi, diciamo 500 grammi di passata. Il ragù è molto rustico, ok? Che ovviamente ogni famiglia, ogni regione ha la propria ricetta. Io lo faccio così. Probabilmente al sud ci mettono la salsiccia, ci mettono la carne di manzo, quindi è una cosa che varia molto da regione e da famiglia. Cuociti bene per un'oretta. Brava! Do sta? Buono, è buono, sì, manca sale. Senza esagerare. Allora, ora passiamo alla seconda parte della ricetta. 50 grammi di farina. 50 grammi di farina. Allora, la cosa importante è che devono essere due parti uguali di farina e di burro, quindi 50 grammi di farina e quindi saranno 50 grammi di burro e quindi la metà perché questo è 100 grammi.
questa parte è fondamentale. Farina e burro. Sì, è fondamentale. E se viene un bel roux vuol dire che viene una buona besciatura. Quindi bisogna stare molto attenti in questa fase. 100 minuti. Sciogliamo quel sciogo così. Amore, ascolta, ora non posso perché sono in una fase critica. No! Esci dalla cucina. No. Ora si spenge il fuoco ed è pronta. Allora, modestamente è venuta bene, questa è la consistenza giusta, poi ovviamente insomma è chiaro che via via che si raffredda si rapprende, quindi poi al momento che uno la usa la allunga con un goccino di latte, però questa più o meno è la consistenza che deve essere. Bravo. Ora assaggiamo, sentiamo se manca un po'. Un goccino di luce mostrata. Abbastanza soddisfatta, era della consistenza che volevo, senza grumi. Sono abbastanza soddisfatta. È della consistenza giusta, senza grumi. Attenzione al vapore, Serena. Non toccare. Poi tanto le lasagne le mangi anche te stasera, eh? Allora, quello è il ragù fatto. Quali ragù? Questo sì, già, mi te, ora. Di carne è il ragù. Oh, ci sono da ora, sì. Ora ti faccio vedere. No, pensavo era questo. Ah, no, quello pensavo è pasta. Pensavo fosse formaggio. No, è pasta. Ora mi aiuti te. Senti, andiamo di qua e qua. Ora, te disponi il sugo e anche le lasagne dentro la teglia. Allora, metti uno strato di sugo qui, non così dall'alto, amore. Piano. Ormai. Piano, piano, amore. Cosa, yukuri, ne, yukuri. Ecco. Ma come? Così, come stai facendo, va benissimo. Ecco, fermato, guarda. Sono delle qui. Sì. Va praticamente riempita tutta la teglia, si incomincia proprio così, dai bordi. Beh, fallo sì, fallo sì. Così? Sì. Devono essere quattro fogli. Quindi uno lo metti, sì, però ecco, bravissima, hai capito. E poi ne metti altri due, così, brava. E qui, vedi, per coprire questo strato. No. Così. Bene, perfetto. Va bene, amore. Guarda, amore, si fa insieme. Ancora, ancora la salsa bianca la devi spargere un po' a giro. Brava. Brava, Sede. Brava, ancora, ancora. La besciamella, amore, sì, va messa abbondante. Vai, bravissima. E lo spargi un po'
Vedi, ad esempio qui che mi sembra che un po' manca, e poi direi che va bene. Mettere il sugo, sì? E la mamma l'ha detta al sugo e te metti besciamella e pasta. E poi finale puoi mettere te il grano. Guardi lei tu. Ok, ora sta a te a mettere la besciamella, amore. Vai, tanto hai capito come si fa. Bravissima. Brava. È bello scendere. Sì, lo spargi un po' piano. Bene, molto piano. Poi si pulisce. Solo un po' in giro. Sì, brava, a posto. Guarda, la mamma dà una spolverata finale giusto qua sui bordini e sei stata bravissima, amore. C'è solo da mettere in forno ora. Bravissima. Ok. E voglio ciao lasagne. Mamma, io voglio il mio capo. Allora, andiamo un po'. Attenta. Ecco. Canceles. Allora, mamma. Allora, sono pronte. Spero anche che siano buone. Ora procediamo al taglio. Vai, vai. Ora, amore, ora. Ma questo è pieno. È per te. Se chi lo vuole assaggiare, lo assaggio, amore. Una vaso di tasse le c'ha. Hai fame? Sì. Grande, mamma. Sembra buono. Vabbè, assaggiamo allora. Sì. Allora, di là, ok? Va, assaggia allora. Attenzione, eh. Amore, che dici? È buono? Ok, allora sei stata bravissima. Bene, mi fa piacere, eh? Sere è una super aiutante. Sei stata bravissima, Sere. Buone. Posso assaggiare, amore? Certo. Assaggiamo. Lasagne. Mia mamma. Buonissime. Sì? Dici? Ma domani di sicuro più buone. Sì.